Immaginate un'isola avvolta dalla nebbia, circondata da acque gelide e correnti mortali. Un luogo dove i sogni di libertà si infrangono contro mura di pietra impenetrabili. Benvenuti ad Alcatraz, il carcere di massima sicurezza che per decenni ha ospitato i criminali più pericolosi d'America. Prima di diventare una prigione federale nel 1934, Alcatraz ha una storia lunga e variegata. Originariamente fortificata durante la guerra civile americana, l'isola è stata utilizzata come prigione militare prima di essere trasformata nel famigerato penitenziario che conosciamo oggi. La sua reputazione di inespugnabilità si è costruita nel tempo, con le sue acque fredde, le sue correnti pericolose e la sua posizione isolata che scoraggiavano ogni tentativo di fuga. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che qualcuno è riuscito a fuggire da questa fortezza apparentemente impenetrabile? La notte dell'11 giugno 1962, tre uomini hanno sfidato l'impossibile. Frank Morris e i fratelli John e Clarence Anglin hanno orchestrato quella che è passata alla storia come una delle fughe più audaci e misteriose di tutti i tempi. Come hanno fatto? Sono sopravvissuti? E soprattutto, dove sono finiti? Preparatevi a immergervi in un mistero che, anche dopo 60 anni, continua a far discutere esperti e appassionati. Questa è la storia della grande fuga da Alcatraz. Per 18 mesi, Morris e gli Anglin hanno lavorato in segreto, trasformando le loro celle in un laboratorio clandestino. Con pazienza certosina e un'ingegnosità degna dei più grandi inventori, hanno creato strumenti improbabili da oggetti di uso quotidiano. Sapevate che hanno utilizzato più di 50 impermeabili rubati per costruire un gommone? O che hanno modellato teste false con una mistura di sapone, dentifricio e capelli veri per ingannare le guardie? Ma il vero colpo di genio è stato l'utilizzo di un semplice cucchiaio. Sì, avete capito bene, un comune cucchiaio da mensa. Con questo umile strumento hanno scavato pazientemente un tunnel attraverso le pareti delle loro celle, nascondendo i detriti nei corridoi del carcere. Ma cosa spingeva questi uomini a rischiare tutto per un'impresa così disperata? Per Frank Morris, considerato il cervello dell'operazione, la fuga era l'ultima chance di riscatto. Con un quoziente intellettivo di 133, Morris aveva sempre sentito di essere destinato a qualcosa di più grande. Per i fratelli Anglin, cresciuti in una famiglia numerosa e unita, il desiderio di libertà era alimentato dalla nostalgia di casa e dalla speranza di riabbracciare i loro cari. La pianificazione meticolosa, la pazienza infinita e la determinazione incrollabile di questi tre uomini ci ricordano quanto possa essere potente la volontà umana quando è spinta al limite. Il loro piano non era solo una fuga dalla prigione, ma un atto di ribellione contro un sistema che li aveva etichettati come irrecuperabili. 11 giugno 1962. La nebbia avvolge Alcatraz come un sudario, mentre le onde si infrangono contro gli scogli. All'interno della prigione, tre uomini trattengono il respiro. È il momento che hanno atteso per mesi. Con movimenti silenziosi come gatti, Morris e gli Anglin scivolano fuori dalle loro celle attraverso i tunnel faticosamente scavati. Raggiungono il tetto dell'edificio e, sotto il cielo notturno, gonfiano il loro rudimentale gommone. Ma qui sorge una domanda inquietante. Come hanno fatto a superare le gelide acque della Baia di San Francisco? Le correnti mortali e la temperatura dell'acqua avrebbero dovuto rendere impossibile la traversata. Eppure, al mattino, dei tre fuggiaschi non c'era traccia. La scoperta della fuga gettò Alcatraz nel caos. Le guardie, abituate alla routine di una prigione considerata inespugnabile, si trovarono impreparate. Il direttore del carcere, Olin Blackwell, fu svegliato alle prime luci dell'alba con la notizia che avrebbe segnato la fine della sua carriera. La reazione immediata fu di incredulità, seguita da una frenetica ricerca all'interno del penitenziario. Quando divenne chiaro che i prigionieri erano effettivamente scomparsi, scattò l'allarme. In poche ore, Alcatraz si trasformò da prigione modello a un formicaio di agenti federali, investigatori e giornalisti. Le autorità avviarono immediatamente una delle più grandi cacce all'uomo nella storia degli Stati Uniti. Elicotteri sorvolavano la baia, motovedette pattugliavano le acque, agenti dell'FBI setacciavano ogni centimetro della costa. Ma fu come cercare un ago in un pagliaio. Cosa è successo quella notte? Sono riusciti davvero a raggiungere la terraferma o il loro sogno di libertà si è infranto contro la dura realtà delle acque della baia?
Nei decenni successivi alla fuga, una serie di indizi intriganti ha alimentato le speculazioni sul destino dei tre fuggitivi, mentre le indagini ufficiali hanno attraversato diverse fasi. Inizialmente, l'FBI è un'indagine massiccia, intervistando centinaia di persone e seguendo ogni possibile pista. Nel 1979, l'agenzia concluse ufficialmente che i tre uomini probabilmente erano annegati nella baia. Tuttavia, il caso non fu mai completamente chiuso. Nel corso degli anni, nuovi elementi hanno continuato a emergere. Nel 1975, una foto sfocata scattata in Brasile mostrava due uomini che assomigliavano in modo impressionante ai fratelli Anglin. Coincidenza o prova della loro sopravvivenza? Nel 2013, la polizia di San Francisco ha ricevuto una lettera firmata da un certo John Anglin. Il mittente affermava di essere l'evaso e di essere l'unico sopravvissuto dei tre. Chiedeva un accordo con le autorità in cambio di cure mediche. Falso allarme o svolta clamorosa? Nel 2018, l'FBI ha analizzato una lettera del 1962 che affermava che i tre uomini erano sopravvissuti alla fuga. Anche se l'agenzia ha concluso che la lettera non era attendibile, ha riacceso l'interesse per il caso. Le teorie si sprecano. C'è chi sostiene che i tre siano annegati quella notte stessa. Altri sono convinti che abbiano raggiunto il Sud America e vissuto il resto dei loro giorni in libertà. Alcuni parlano addirittura di un coinvolgimento della mafia nella fuga. Con l'avanzare della tecnologia, le indagini hanno preso nuove direzioni. L'uso di software di invecchiamento facciale e l'analisi del DNA hanno offerto nuove possibilità per risolvere il mistero. Tuttavia, ogni nuova scoperta sembra sollevare più domande che risposte. Forse la teoria più affascinante è quella che vede i tre come moderne incarnazioni di Huckleberry Finn. Eternamente in fuga, sempre un passo avanti alle autorità, vivendo un'avventura senza fine. Quale di queste teorie vi sembra più plausibile? E se fossero tutte sbagliate? Sono passati più di 60 anni da quella notte fatidica, eppure il mistero della fuga da Alcatraz continua ad affascinare il pubblico. Perché questa storia ci cattura così tanto? Forse perché incarna il sogno universale di libertà, il desiderio di sfidare l'impossibile e vincere contro ogni previsione. O forse perché ci ricorda che, anche nelle situazioni più disperate, l'ingegno umano può trovare una via d'uscita. L'impatto culturale di questa fuga è stato enorme. Ha ispirato numerosi libri, documentari e film, il più famoso dei quali è Fuga da Alcatraz del 1979, con Clint Eastwood. Questi adattamenti hanno contribuito a mitizzare la storia, trasformando Morris e gli Anglin in una sorta di anti-eroi moderni. La fuga ha anche cambiato per sempre la percezione di Alcatraz. Da simbolo di sicurezza inespugnabile, l'isola prigione è diventata il teatro di uno dei più grandi misteri criminali della storia americana. Oggi, Alcatraz è una popolare attrazione turistica, dove i visitatori possono vedere le celle dei fuggiaschi e immaginare la loro audace impresa. Il caso rimane ufficialmente aperto. L'FBI continua a indagare, seguendo ogni nuova pista che emerge, ma con il passare del tempo, le possibilità di risolvere definitivamente il mistero si assottigliano. E forse è meglio così, perché finché il mistero resta irrisolto, possiamo tutti sognare. Sognare di essere abbastanza coraggiosi, abbastanza intelligenti, abbastanza fortunati da fare l'impossibile. La fuga da Alcatraz ci ricorda che la realtà può talvolta superare la finzione. Ci sfida a guardare oltre i limiti apparenti e a chiederci cosa saremmo disposti a rischiare per la nostra libertà. Allora, cari amici, che ne pensate? Morris e gli Anglin sono sopravvissuti alla loro audace impresa? Stanno ancora ridendo di noi da qualche spiaggia tropicale? O le loro ossa giacciono sul fondo della baia di San Francisco, eterno monumento alla follia della loro impresa? La verità, come sempre, è là fuori. Sta a noi continuare a cercarla. E forse in questa ricerca scopriremo qualcosa non solo su loro, ma anche su noi stessi.